Ciao a tutti, io sono Jasmine e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero la poesia. Mi rendo conto che è un argomento che può non piacere a tutti, anche su YouTube io seguo veramente poche persone che trattano di questo argomento. Anzi, se avete dei consigli su alcuni canali che posso seguire, che parlano di poesia, per favore lasciatemi il link al loro canale qui sotto nei commenti. Proprio perché, come dicevo, è un argomento che può non piacere a tutti, pensavo oggi di trattare con voi soltanto tra i miei autori preferiti, in modo tale da poter condividere le mie opinioni con voi e con persone che hanno come me, questa passione per la poesia, ma poter anche nel frattempo avvicinare altri di voi, che magari non conoscono questo mondo, a autori che secondo me, vale la pena conoscere e approfondire. Come primo autore vorrei farvi vedere lui, che è stato il mio primo amore, ovvero Pablo Neruda. Io mi sono approcciata al mondo della poesia proprio grazie a quest'autore e grazie a mio padre, che me l'ha fatto conoscere quando avevo circa 7 o 8 anni. Esistono ormai decine di libri di Pablo Neruda pubblicati da tantissime case editrici diverse. Vabbè, in questo caso io ho un libro veramente vecchissimo della Newton Compton Editori, ma ne ho tantissimi altri. Come potete vedere, di case editrici diverse, abbiamo la Delphi, la Mondadori, la Quanda, ne esistono tantissimi tipi che possono raccogliere le poesie di una vita, poesie d'amore, i sonetti, le poesie erotiche, ne esistono veramente di tantissimi tipi. Quello che vi mostro io è un'edizione, come vi dicevo, molto vecchia, questa edizione del 75, però è stato il mio primo libro di poesia in assoluto e quindi ci tengo particolarmente. Pablo Neruda è uno pseudonimo, il suo vero nome è piuttosto lungo, quindi ve lo devo leggere. Si chiamava Riccardo Elessier Nectari Reyes Basualto. Sicuramente avrò sbagliato a pronunciare qualcosa, quindi perdonatemi. Neruda nasce a Parral, in Cile, nel 1904 e oltre ad essere stato un poeta, è stato anche un diplomatico e un politico cileno. Viene considerato tuttora una delle figure più importanti della letteratura latinoamericana contemporanea. Nel 1971, 2 anni prima della propria morte, è stato insignito del premio Nobel per la letteratura. Che dire di Neruda? Tra tutti gli autori a cui io personalmente mi sono approcciata, è sicuramente uno tra i più passionali. Le sue poesie sono ricche di vita e di sensualità, soprattutto quelle che gli dedica alle donne, in particolar modo alla terza e ultima moglie Matilde. Neruda si inabissa all'interno dei lati oscuri dell'esistenza umana e riesce a dipingerci tramite le parole la nostalgia, la malinconia, la stanchezza di vivere, la morte, la vita nei suoi atti più animaleschi, il mondo dominato dagli atti sessuali e con la stessa semplicità con cui ci descrive tutte queste cose, riesce anche a parlarci dei fatti più semplici, dei fatti quotidiani. Come la natura, gli animali, gli uccelli che cantano e ovviamente l'amore. Nel Crepuscolario, Neruda, parlando di amore, scriverà: Amo l'amore che suddivide in baci, letto e pane, amore che può essere eterno e può essere fugace, amore che vuol dire liberarsi per tornare ad amare. Secondo me, i libri di Neruda devono essere letti perché riescono a regalare delle emozioni, delle sensazioni e delle immagini che sono difficili poi da lasciare andare. Mi piacerebbe adesso leggervi una poesia di quest'autore, ne ha scritte veramente tantissime e ce ne sono decine molto belle. Probabilmente la maggior parte di voi conoscerà la poesia che si intitola Tammo senza sapere come, né quando, né da dove, perché è stata recitata da Robbie Williams nel film Patch Adams, che ora vi mostro. Non t'amo come se fossi rosa di sale o topazio, o freccia di garofani che propagano il fuoco. T'amo come si amano certe cose oscure, segretamente, entro l'ombra e l'anima. Ti ho detto che l'avremmo finita con calma. Allora,
T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente, senza problemi né orgoglio. Così ti amo perché non so amare che così. Così vicino, che la tua mano sul mio petto è la mia stessa. Così vicino che si chiudono i tuoi occhi col sonno mio. La poesia che vi voglio leggere io è tratta dal Crepuscolario, quindi a scrivere è un Neruda piuttosto giovane. Il titolo è Il nuovo sonetto a Elena. Quando tu sarai vecchia, bimba, ricorderai quei versi che io recitavo. Avrai i seni tristi d'aver cresciuto i figli, gli ultimi germogli della tua vita vuota. Io sarò così lungi che le tue mani di cera areranno il ricordo delle mie rovine nude. Comprenderai che può nevicare in primavera e che in primavera le nevi sono più crude. Io sarò così lungi che l'amore e la pena che prima vuotai nella tua vita come un'anfora piena saranno condannati a morire tra le mie mani. E sarà tardi perché se n'è andata la mia adolescenza. Tardi perché i fiori una volta danno essenza e perché anche se mi chiamerai io sarò così lungi. Giù nell'info box comunque vi lascio il link a questa poesia. Il secondo autore di cui vi voglio parlare è Nazim Hikmet. Nato all'inizio del Novecento, è considerato uno dei maggiori poeti turchi dell'epoca moderna. Le sue poesie d'amore, secondo me, non sono soltanto poesie d'amore. Egli riesce, attraverso le parole che usa, a riassumere in amore tutta la sua attività, tutta la sua esistenza, ogni gesto, ogni idea, ogni battaglia, lui riesce a trasformarla in amore. Hikmet nelle sue poesie riesce, secondo me, a mostrare due facce della stessa medaglia, due facce della sua stessa natura. La forza delle sue poesie sta proprio nell'incontro tra mondi, culture, tradizioni diverse, tra modi di vivere differenti. Da una parte abbiamo l'estrema dolcezza e la naturalezza tipica del mondo orientale, mentre dall'altra abbiamo l'asprezza, la durezza del mondo occidentale. E questi due aspetti, secondo me, riescono ad amalgamarsi molto bene nelle sue poesie, all'interno dei suoi versi. Nelle sue poesie traspare proprio la passione per la vita. Secondo me le poesie più belle le scrisse alla moglie mentre era incinta del loro primo figlio e sono le poesie che Hikmet scrisse dal carcere perché rimase in prigione per circa 12 anni per motivi politici e sono poesie ricche di amore, ma amore non soltanto per la donna amata, ma amore per la lingua, amore per la patria. Amore per la natura e per la poesia. In ogni verso traspare la gratitudine per la vita. Di questo autore mi piacerebbe leggervi una poesia che secondo me, tra l'altro, è forse la sua più famosa, che scrisse nel 1942. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Ultimo poeta di cui vorrei parlare con voi è Jacques Prévert, che la maggior parte di voi probabilmente conoscerà per questa poesia. I ragazzi che si amano si baciano in piedi contro le porte della notte. E i passanti che passano li segnano a dito. Ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Essi sono altrove, molto più lontano della notte, molto più in alto del giorno. Nell'abbagliante splendore del loro primo amore. Nato nel 1900, Prévert è stato uno scrittore e uno sceneggiatore francese. Il tema principale delle sue poesie è l'amore, visto come unica ancora di salvezza del mondo. A differenza di Hikmet e di Neruda, il suo è un amore più violento, tradito, crudele, ma comunque ricercato. Definito più volte come il poeta della gente comune, Prévert descrive la
poesia della vita. Lui è innamorato dell'amore, degli amici, della pioggia, degli incontri lungo la boulevard, dei bar, e tutto questo viene descritto all'interno delle sue poesie. Io vi consiglio di leggere questo amore, che secondo me è la poesia più bella. Io non ve la leggo perché è piuttosto lunga, comunque ve la lascio giù linkata nell'info box. Secondo me è bellissima perché descrive l'amore in tutte le sue sfumature esattamente come dovrebbe essere. È veramente, veramente bella. Adesso ve ne leggo un'altra che è molto più breve, ma altrettanto bella, secondo me, che si intitola Party at Night. Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte. Il primo per vederti tutto il viso, il secondo per vederti gli occhi, l'ultimo per vedere la tua bocca. E tutto il buio per ricordarmi queste cose mentre ti stringo fra le braccia. Bene, il video è finito. Io spero che vi abbia interessato in parte e che possiate andare a leggere altre poesie di questi autori. Se vi interessa, poi parleremo di altri autori che secondo me vale la pena conoscere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!